ciao. L'audio, ragazzi, è un cliccantiere sempre, così, senza nulla. Adesso non si sa chi l'ha preso, però non è cancellato e la prima immagine fa cagare. Dio povero, è partito. No, niente, tutto a posto. Benvenuti ragazzi in una nuova live, eccoci qua, grazie a tutti quelli che si abbonano e di quelli che stanno alimentando il treno insieme al mio amico nonché fringuello Enrico, eccolo qua, evviva Enrico. Cartoon News, un format su cui poter contar, evviva Enrico, chissà cosa, problema tecnico lui ha, oggi sì, viva Enrico. Problema tecnico? Non si sa mai, che ce n'è sempre uno. Ah no, dai, stavolta sei tu che hai il problema tecnico, è la barba di Victor Lasolo, dai. Oh, ma sono bello però, dai, mi sta bene. No, è un po' mujahideen forse, no? Un po' troppo selvaggia. Te, da persona che ama l'uomo, no? Ti piaccio con questa barba o no? Dammi una valutazione tua. Dunque, il primo trailer di oggi doveva essere... Allora, il primo trailer di... No, ma parliamo... Aspetta, parliamo di che cosa recupero, perché tanto è il momento. Ormai Cartoon News ha delle sottorubriche, ha delle canule che si intrecciano tra di loro per arrivare al tubo principale. Ho paura delle sottorubriche, cioè no. Ce n'è una che non contiene la parola gay, ti prego. No, okay. Non ce n'è nessuna con la parola, non ce n'è, non ve n'è alcuna. Dai. Allora, la prima rubrica è... Che cosa ha visto Enrico? Punto di domanda, i grandi recuperoni che ha fatto Enrico nella settimana. Vai Enrico, che cosa hai visto? Allora, altro episodio di ping pong, non me lo ricordo più, aspetta, qual era? No, Enrico però, ma addirittura ora la perdita della memoria. Cioè, ti ricordi tutti i film di Barbie di merda, non ti ricordi gli episodi di Una bomba incredibile? Allora, partiamo dal fatto che è una falsa informazione. Io non è vero che io non abbia, che io sappia a memoria tutti i film di Barbie, cioè tanto se ricordo quale sia il primo e non lo ricordo in questo momento. Vabbè, mi pare lo schiaccianoci comunque. No, forse no. Sì, forse. Com'è che lo sei tu invece? No, non lo so. Vabbè, ho scazzato. Dai, speriamo non sia quello. Dai, prova a ricordartelo, su. Beh, sta procedendo per ora. Cioè, sto vedendo una scala, stiamo salendo di gradino in gradino. Non siamo ancora arrivati in cima. Io non ho ancora visto se arriviamo a Piazza di Spagna o se invece arriviamo in Paradiso o se andiamo all'inferno. Enrico, hai detto la cosa che si può dire su qualsiasi serie uscita mai nella vita. Stiamo andando avanti, scalino dopo scalino. Ma che vuol dire? Vabbè, a volte capita l'episodio sostanzioso in cui è successo qualcosa. A volte c'è una milestone, a volte invece sei lì a dire... Ok, è un altro episodio. È stato interessante, ma continua ad avere i pregi dei precedenti. Non c'è ancora stato un calo, va bene. Poi ping pong troppi filler, si sa. Non ce n'è filler in ping pong. Lo so. Va bene. Poi cosa hai recuperato? Hai recuperato anche un altro film. Hai recuperato Migration. Migration, sì. Prendi il volo di Illumination. Ora, dai, voglio sentire che cosa hai da dire contro questo film di nuovo tu. No, parti te. È bello. Ok, vai, e poi ti dico la mia. Partiamo dal fatto che è un film che finalmente ha un'illuminazione. Allora, abbiamo cambiato sotto rubrica, eh? Adesso siamo... viva il mainstream, punto esclamativo, punto interrogativo, perché può essere bello il mainstream, ma anche no. Quindi lasciamo spazio a entrambe le possibilità. Vai! Ma il mainstream di Migration è il mainstream che vorrei vedere più spesso, ovvero un bel film per famiglie che non ha nessuna pretesa particolare, ma le cose che deve fare le fa bene. Quindi, vuole fare ridere? Sì, non ci sono troppe battute riciclate. A parte il nonno rincoglionito, il resto, cioè... Quante volte hai sentito dire banano o scorreggiare in quel film? No, non succede. A questo aggiunge il fatto che il film è graficamente gradevole, non ha le luci da studio, ha effettivamente delle vere luci, se piove, piove, se è notte, non tutte le notti sono uguali. È interessante. Anche alcuni piccoli effetti, tutto il fogliame, l'acqua, sono studiati in modo interessante e cerca anche di andare a toccare degli argomenti serissimi. Cioè, io quando ho iniziato a guardare Prende il volo, pensavo sarebbe stato tutto sul oh no, questi poveretti devono imparare che in realtà bisogna migrare, e invece mi sono trovato di fronte a un film che voleva parlare di allevamenti intensivi. Cioè,
siamo su un altro livello. Ho visto tante cose molto carine. Ovvio, non sto dicendo è un film da Oscar, però è comunque un film assolutamente valido. Ok, allora, io sono abbastanza... Allora, innanzitutto, ragazzi, benvenuti in Viva il Mainstream! E allora, io sono abbastanza d'accordo con te, soprattutto sul discorso tecnico. Mi ha colpito anche a me il fatto di come abbiano reso i vari momenti della migrazione, no? I pericoli, ma anche i momenti più belli, dove, no, ci beiamo dei paesaggi e vediamo quanto cazzo sono belli visti dall'alto, visto dal loro punto di vista. Però anche la minaccia di essere colpiti o di rallentare la migrazione per degli agenti atmosferici, diciamo così, l'hanno resa veramente, veramente bene. Io non sono così di manica larga, diciamo così, con le motivazioni o comunque gli scopi che aveva il film, i significati, quello che voleva inserire all'interno del film, perché effettivamente sì, si parla di robe anche abbastanza importanti, ma lo facciamo col solito piglio della Illumination, che, per cui io non ho molta simpatia, capito? Non mi piace, cioè o vai fino in fondo oppure no. Ti ricordo che era un film per famiglia, anche Brisby, che tratta di sperimentazione animale in maniera molto cattiva, molto audace, addirittura veniva inserito un ago all'interno di un topo, ti ricordo, in quel film, in maniera anche abbastanza evidente. Però era un film tecnicamente per tutti. Un'altra politica, Don Bluth pensava solamente all'arte, quindi diceva ok, io faccio sta cosa, il genitore porta il bambino, certo, a vedere, certo, Brisby, certo, vede l'ago e dice non porterò mai più mio figlio a vedere un film del genere, certo, infatti, certo. Don Bluth non è che sia andato... Aspetta, Enrico, mi sono fatto male al piede. La domanda è come mi sono c'è le trappole per topi, no, cioè no, no. Sembravi Tom. Mi sono arrotato il piede con la ruota della ruota della sedia. Allora, e solo che ammetto che ho un po' esagerato con la reazione, ecco, per vedere come avresti reagito. Questa è la mia piccola. Va bene, comunque, qui facciamo sempre i soliti discorsi, Enrico. È che ti fa guadagnare di più fare un film alla Migration o alla Minions, ancora peggio, rispetto a osare con 1, 2, 3, 4, 5 film finché il pubblico non si abitua al tuo linguaggio. Lo capisco. Però io sono sempre dalla parte dell'arte, capito? Quindi non faccio testo, capisco quello che dici te, lo condivido anche in parte, però sono un po' più stronzo. Ecco, questo è un po' il mio punto di vista. Io direi di passare ai trailer. Va bene, passiamo ai trailer. Passiamo ai trailer che vado ad aprire e a vedere insieme a te. Allora, ragazzi, il primo trailer di oggi sono tutti film un po' strani. E poi, cioè, non sono trailer, sono due trailer e un annuncio, su cui faremo sempre i soliti discorsi. Però, ragazzi, cioè, è l'industria che in realtà segue sempre, come se fosse, le stesse strade. Perché secondo me questa notizia è più grave di quello che sembra. Ecco. Grave? Secondo me sì. Poi dico la mia, magari mi dice no, sei pazzo, sei un malato, è partito il trailer, aspetta, mi ha assordato. Oggi, tra piedi e orecchie, mi volete uccidere. Ecco il trailer. Chicken for Linda. Souvenez-vous, les enfants, demain c'est grève, hein? Vous faites quoi, les enfants? Allora, benvenuti in una sottorubrica che si chiama Vive la France, che dove parliamo di animazione francese. Allora, in realtà è molto bello il trailer, però come al solito devo rosicare del fatto che siano sempre sti francesi che sperimentano. Immaginati l'annuncio di un film del genere fatto in Italia. Grideremmo al miracolo, ci inginocchieremmo. Una roba su questo stile pittorico. Hai visto bellissimo quel ventaglio di colori che... Poi anche il tema sembra stranissimo, lei che è ossessionata dal pollo. Sembra un film basato su una cazzata, cioè lei che vuole sempre sti polli e tutti vanno alla ricerca di polli per lei. E questo fuso a questo stile meraviglioso, cioè... Che poi magari fa cacare, ma almeno ci provano, capito qual è? A me mi fa incazzare questo, cioè che questi francesi non gliene frega nulla. Comunque, graficamente bellissimo l'effetto tempera, eccetera, ok? Sono un po' preoccupato dal fatto che i personaggi siano tutti rappresentati con un singolo colore, perché può essere di intralcio. Cioè, anche quando tu scegli di vestire un personaggio con un singolo colore per tutto il film, comunque devi poi trovare degli escamotage per renderlo colorato in modo diverso. Qui vediamo proprio che sia giorno, che sia notte, loro quelli sono i loro colori fine.
pantone preciso, esattamente quello non cambia mai. È un po' mi preoccupa. A parte quello, non ho capito di che cazzo parlerà, perché sarà interessante, ma non so di che cazzo parlerà. Per il tuo discorso, invece, sì, i francesi fanno sempre queste cose, ma permettimi, i francesi hanno tre grosse cose che vanno dalla loro parte che nessun altro ha. Primo, l'hanno inventato. Non è che ci sia molto da dire, hanno inventato il cinema, hanno inventato il cinema d'animazione. Ci tocca tenerci il fatto che siano loro quelli che vogliono sempre dire ma siamo stati noi, si vantano e fanno le loro cose. Diciamo che i francesi hanno dato una spina dorsale al linguaggio cinematografico dell'animazione. Però sì, è vero, ci hanno sempre investito. Però cazzo, Enrico, c'è da dire che noi siamo fermi da sempre. Cioè... Sì, appunto, secondo vantaggio, i francesi hanno gente che ci crede. Sì. In Italia, se io faccio un film d'animazione, non lo va a guardare nessuno. Quando hanno fatto Aida degli alberi, il motivo per cui il 100% del pubblico l'ha guardato è che era nelle merendine Kinder Ferrero. E quindi non abbiamo il pubblico in Italia per poter fare un film così. E a questo si aggiunge il terzo grosso problema. Gli italiani li fanno i film così, ma li vanno a fare in Francia. Vero, o collaborano a film americani, comunque vanno dappertutto. Sì, sì, direi che sì, abbiamo detto tutto su questo argomento, sì. Tra l'altro Marino Guarnieri sta rispondendo a delle domande, sta facendo delle storie interessantissime sul fronte animazione, quindi se siete interessati a vedere, a provare un attimino, a capire come funziona l'animazione in Italia, ecco, sta dando pareri, perché ha chiesto, ragazzi, vi interesserebbe se vi raccontassi? E lui hanno iniziato a fargli delle domande, lui sta rispondendo e sta facendo con dei piccoli disegnini, sta spiegando come funziona la cosa. Magari andatela a seguire, che può essere interessante. Marino Guarnieri è uno dei pochi registi che lavora in Italia sul fronte animazione. È un grande Marinone. Napoletano, tra l'altro, da non sottovalutare questa cosa. Non è cosa. Colpa sua. Grazie. Dai, Enrico, veramente, cioè, grazie madre, che poi c'è veramente, c'è anche Gian Maria in chat che è napoletano. Lui lavora anche per la Repubblica, fa un culo grosso così adesso, Comunque, sì. No, già è vero che sei gay, non ti può attaccare. Vabbè. Comunque, non è colpa mia neanche questa. Non è colpa di nessuno se siamo fatti così. Che cazzo ti volevo dire? Ah, c'è il prossimo trailer. Questo lo aspetto davvero tanto. Questa era chiaramente una battuta. Io ho già visto quel trailer, so che questa era una battuta. Ci ha lavorato un mio amico. Anche questa è una battuta. No, giuro, questo è vero. Sì, ci ha lavorato un mio amico. Lucrezio Bontemponi. Però lo vediamo insieme. Ecco, ha fatto questa sequenza qua. Ciao Lucrezio. Oddio, c'è Shy di Breaking Dita, i robot. Aspetta. Ecco, vedi, eccolo qua. Je comprends pas. Pourquoi construire un vaisseau spatial? Scusami, Enrico. J'arrive, Alin. Ma dai, sì, ma quello è il robot di Ghost in the Shell uguale. Dai, no, questo sì, veramente una sola. Ecco, vedi perché sono belli i francesi? Zitto, chi è che parla? Bonjour. Ah, è Jonathan Borghese. Perché puoi insultarli e poi elogiarli così, passandogli palo in frasca. Cioè, vedi un trailer, fai bravissimi, incredibili, investo sull'industria. Poi ne arriva un altro e fai, boia che merda, bravi francesi, fate schifo al cazzo. Perché almeno scommettono, fanno un film di fantascienza, l'animazione fa schifo al cazzo, basta. Questo trailer è orribile, tutto sbagliato, le animazioni, i modelli, i personaggi, tutto sbagliato. Però le ambientazioni, quelle naturali, sono belle. C'è un albero una volta che si vede una scena. No, ma anche l'autostrada che si vede all'inizio. Ma è tutto preso da altre robe, si sono viste mille volte quelle robe lì. Sì, è difficile. Si sono viste mille volte, sì, però almeno si è visto 999 volte l'ambiente esterno, dai. Era più bellino. Enrico, sei troppo buono. No, ma sai perché? Sei troppo buono perché questo ti permette... Cioè, l'essere cattivo non mi dà tanti rischi, a parte qualche minaccia in privato su Instagram. L'essere buono... Invece ti fa mettere la parrucca durante Navigavia. Sono scelte, capito? Va bene, ecco qua. Va bene, commentiamo invece la prossima notizia. Perché è molto, molto importante commentare questa notizia. Ovvero... Aspetta. Per commentarla. No, Enrico, ti butto sulla chiamata, Allora, Chuck, che ha pensato bene di creare... Io spero che sia mi pare che lo sia. Ha creato un'immagine di intelligenza artificiale per annunciare questa cosa. Every second you're not running, I'm only getting closer. Dax, la Pixar al lavoro sul suo primo musical. E ha scritto nell'input Dario Moccia papero. E gli è venuta fuori questa immagine, perché sennò non si spiega. Però
C'è l'annuncio che Pixar sta lavorando appunto al suo primo musical. Insomma, questa è la notizia. Allora, perché a te preoccupa così tanto? Perché il bello della Pixar, quando fu acquisita, era il fatto che Disney poteva seguire la sua strada. La Pixar prendeva la sua strada e te sapevi che quando c'era Disney andavi a vedere una roba e quando c'era Pixar ne andavi a vedere un'altra. E fin qui ok. Adesso, se anche la Pixar si mette a fare musical, con questo DAX rischia di uniformarsi ancora di più alla Disney e di rendersi ancora meno riconoscibile. Si farà riconoscere magari in alcuni canoni estetici, gli occhi alla Pixar, le facce, i titoli, perché sono sempre parole molto semplici, concetti semplici, Up, Luca, tutti nomi molto, no? Toy Story, cioè proprio nomi diretti. Poi i paperi, cioè i paperi sono stati un elemento molto molto importante della Disney vecchia scuola. Adesso se ne la prende la Pixar, questa roba, non mi convince sinceramente. Vabbè, non è che solo perché voglio fare i paperi devo essere Carl Barks, nel senso magari hanno preso proprio una direzione diversa, una cosa che non si incrocia con... Cioè magari Dax potenzialmente potrebbe non essere su paperi ma essere sulle paperelle di gomma che in realtà tutti i volte sono vive in bagno. Cioè... Allora Enrico, senti, se vuoi decidere di fare un film sui paperi, lo puoi fare, però lascia stare Barks. Nel senso che, come bisogna lasciare perdere Gottfredson? Loro, io posso tollerare solo Daffy Duck e Bugs Bunny in rivalità a Topolino e a Paperino, ma se te sei la Pixar e fai parte del gruppo Disney, non è saggio, dato che hai avuto Barks e compagnia e registi della Madonna a trattare i corti dei paperi, fare un musical sui paperi. È una cazzata. Non ho capito come sia inerente, non è quella la notizia, non hanno detto che adesso fanno Barks. No, non devi fare i paperi. Non lo devi fare. Mi hai detto un attimo fa che puoi fare i paperi. No, aiutami. Li puoi fare, ma devi essere uno studio di merda che non si incula nessuno. Ah, devi essere la Disney. No, non devi essere la Pixar, sì. È come se, scusami, ti faccio un esempio che paradossalmente è più calzante. Se la Pixar annunciasse un film sui topi, tipo Ratatouille. Però, cioè, sì. Esatto, c'è Ratatouille. Però quello è un sorcio. Forse sì, allora sì, così va bene. Così va bene. Basta che non siano stilizzati. Ah, perché tu hai dato per scontato che quell'immagine in qualche modo... No, quello no. Non è detto che metteranno video. Però, non lo so, un musical. Non lo so, è il musical che mi ha collegato ai paperi stilizzati. Magari è un musical sui francesi che fanno l'anatra all'arancia, cioè, dipende. Non credo, sai. Magari stanno facendo un'altra reinterpretazione di Howard il papero. Che comunque assomigliava molto a Paperino, quindi... Ma casualmente. Sì, no, vabbè, ma quello ci sta, nei fumetti, una parodia, la fai noir, però... Non lo so, Però sì, diciamo che io mi aspettavo che di questa notizia fosse un'altra la cosa che ti avrebbe colpito un sacco. Il musical. Non i paperi, cioè i paperi, onestamente... No, ma i paperi sto riflettendo come vedi insieme a te, ci sto pensando insieme a te. La cosa che io davvero mi chiedo in questa situazione è... Musical? Cioè, musical appunto, abbiamo già visto... È il primo problema che ti ho esposto, ti rischia di uniformare... Non è un granché esposto, è solo detto che si mescola allo stile Disney, ma poi hai parlato soprattutto di paperi. Ma il musical l'ha già fatto con Ribelle, l'ha già fatto con Coco. Sì, ora però Ribelle era una musical... cosa un po' diversa, aspetta. Sì, adesso mi immagino che vogliono fare una cosa più Broadway, però... No, ma poi era proprio diverso, cioè era una Pixar in quel periodo che si stava appunto uniformando alla Disney... E c'era un processo in atto per fondere tutto che poi è andato in vacca col Team 7, mi pare si chiamava quella roba lì. Poi per fortuna è stato scongiurato questo pericolo tra virgolette e poi siamo, però adesso stiamo rischiando di tornare lì. Tu stai parlando di Ribelle, ma con Coco hanno fatto la stessa cosa senza nessun progetto strano. Cioè, anzi, Coco hanno puntato tantissimo sulle canzoni, vero. Per quanto non fosse un vero e proprio musical. Non è un musical, no. È un film dove ogni tanto si partono delle canzoni, ma sono più... Non è proprio un musical alla Broadway disneyano, sì. Magari Dax racconta la storia di una famiglia di anatre che vive, che ne so, sopra le americane del teatro di Broadway. Si godono dall'alto la gente che canta, potenzialmente. Sì, infatti anche Dax assomiglia un po' a Cats, no? Sembrerebbe una roba... Boh, non lo so, non mi convince. Vai veramente ad avvicinarti alla Disney come stile, come,
Medio Cats, però come Dax mi piace tantissimo come cosa. Io dici, cioè la versione papera di Cats, dice? È quel genere di cosa che farebbe tantissimo incazzare, ma sarebbe al tempo stesso interessante. E ti immagini fosse un all-in, proprio Disney che, cioè Pixar che fa all-in verso Disney ed è un film sui paperi, cioè su Donald Duck, Scrooge, tipo DuckTales, ma fatto dalla Pixar. Mi stai proponendo una cosa che non esisterà mai, perché loro sanno che la Pixar si è comunque tenuta distaccata e potenzialmente potrebbe andarsene, a meno che la loro idea non sia ok, adesso ci fottiamo la Pixar perché facciamo fare loro una cosa con un nostro IP, così ci teniamo le royalties a vita per i prossimi 100 anni. Però chissà, temo che non sia probabile, ma mettiamo il caso che per fantasia lo fosse. Stiamo teorizzando. Credo che sarebbe stato bellissimo vedere una cosa del genere da parte della vecchia Pixar, ma non c'è più quella Pixar. Quindi ho capito. Non lo so, sto pensando, sai, è un po' difficile, magari poi è una cazzata, Che ne saccio, Enrico, boh? Non so nemmeno come lo voglio questo film, non so nemmeno cosa desiderare, cosa pensare, boh. No, tu sai perfettamente come lo vuoi, solo che sei convinto che non potrai ottenerlo, ed è vero. Ma lo sai cosa ti dirò, Enrico? A me piacerebbe che nessuna delle teorie che abbiamo tirato fuori oggi fosse vera. Io voglio essere sorpreso, Enrico, solo questo. Voglio qualcosa che mi sorprenda, che mi dica: cazzo, ecco, questo non avevo pensato, bella questa roba. Non t'ha sorpreso una parrucca in Navigavia? In senso negativo. Sì, oh, però mi ha sorpreso. Quindi non tutte le sorprese ti rendono felice, va bene? No, è certo. È come quando mi chiama mio padre adesso e mi dice: oh Dario, guarda, mi sono schiantato con la macchina. Mi sorprendo, ma non è una bella cosa. Mi sono reso conto ora che io non ho mai visto tuo padre, non ho idea di che aspetto abbia. Sei sicuro? O l'ho visto senza sapere che fosse hai lui. Hai TikTok? Te? Beh, lo apro solo per caricare i video, poi lo abbandono perché ho paura dei commenti. Che succede? Allora, apri Instagram un attimo. Ah, mi stai proprio proponendo di andare a scoprire tuo padre in live? Certo, tanto abbiamo finito. Devi cercare su Instagram ristorante Via di Guinceri. Oh mio Dio, ma c'è tuo padre che taglia delle cose? Sì. Oh mio Dio, ma tu sei tipo la fusione tra lui e Milhouse, ma che cazzo? Non è proprio bellissimo quello che hai detto, Enrico? Cioè, ma veramente... Mi piace tantissimo come personaggio Milhouse, lo amo, ma non sono così culo di bottiglia, però. Allora, hanno mezzo annunciato un ipotetico possibile tramite leak film dei Simpson e film dei Griffin. Tu che cosa pensi? Di che cosa hai paura? Allora, Enrico, cercherò di essere il più chiaro possibile e di far incazzare tante persone. Io penso che i Simpson, fino alla 10ª, 11ª, 12ª, ma buttaci anche 13ª stagione, sia stata la migliore sitcom di tutti i tempi, con il world building più incredibile mai creato in una serie comica d'animazione e con i personaggi che dai primari ai secondari ai terziari siano i personaggi più iconici di tutti i tempi in una serie d'animazione comica. Punto. E poi, Futurama, va bene, ma... un esercito di personaggi così, io sfido chiunque nella storia proprio a ricrearmelo, perché è impossibile. Cioè, è impossibile. Non prendi Apu o prendi che cazzo ne so, ma chiunque. Detto questo, se decidessero di chiudere, perché sì, non so se hai letto, ma alcuni ipotizzano che sia la chiusura dei Simpson, vuol dire che loro vanno a ripescare tutti. Spero che vadano a ripescare tutti e facciano un film di chiusura che è Il Canto del Cigno, dove abbiamo tutto, insomma, abbiamo magari un tributo enorme al mondo dei Simpson, dove si ride per l'ultima volta dopo anni e anni di risatine un po' trattenute, e grazie, arrivederci. A me farebbe super piacere. Perché avresti dovuto far incazzare qualcuno con questa cosa? Perché hai detto quello non che è... Non, perché purtroppo i Simpson, cos'è successo con i Simpson? Che negli anni 90, inizio anni 2000, andavano fortissimo. Poi il calo della serie si è sentito. Groening non ha deciso di smettere, ma di continuare. E i giovani, cioè le persone che sono venute dopo di me, le generazioni successive alle mie, sono nate con dei Simpson deboli rispetto alla mia generazione. E quindi non hanno lo stesso affetto che ho io per i Simpson. E non hanno nemmeno la stessa percezione dei Simpson che ho io. E quindi quando ti dice una roba del genere la gente si stupisce un po', perché dice: ma che cazzo, è impazzito? Perché magari non hanno voglia di recuperare serie vecchie di 20-25 anni. I Griffin invece riescono più a parlare a nuove generazioni, perché delle gag sono ancora interessanti, però non c'è lo stesso amore che c'è nei Simpson.
I Griffi sono una serie di gag una dopo l'altra, poco significato, poche tematiche, a parte rarissime puntate, che a me piace tantissimo perché amo la demenzialità e il... Sì, sì, a me è sempre fatto ridere anche più dei Simpson, ma non li trovo superiori mai. No, nei Simpson c'è tanto, tanto, tanto cuore. Il rapporto che c'è fra Homer e Lisa, fra Homer e Bart, fra Marge e Homer, sono tutti collegati da una ragnatela di rapporti incredibile che va anche sul drammatico, va anche nel commovente, vero? Nei Griffin questa cosa non c'è, cioè sono tutti... Ma va bene, sono sagomati che fanno il loro dovere, cioè consumano gag a cannone una dopo l'altra. In questo momento credo che l'unica che stia battendo colpo, cioè tenendo testa a tutte quante, sia South Park. Sono d'accordo. Però non ha mai avuto quel tipo di costruzione. Però fanno così. Però il film è incredibile. Sì. Per esempio il film di South Park è incredibile. A me è piaciuto tantissimo. Però è un saliscendi. Però South Park fai... Cazzo, che puntata di merda, speriamo nella prossima. E poi la prossima va bene. Cioè, effettivamente la fanno bene. Perché in una serie così lunga ti capita a un certo punto di ciccare la puntata. Il problema dei Simpson di adesso è che ciccano le stagioni. Che è un problema. Magari ti salvi una puntatina. Ok? Ciao Enrico, grazie mille. Ti abbraccio. A te. Ciao. Ciao, 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 ciao.